Allora, beh, grazie intanto di essere qui. Coraggiosi che siamo riusciti ad arrivare. C'è un po' di tutto, un po' di tempo, un po' di cose varie. Allora, questa sera parliamo di omeopatia e parliamo soprattutto, io ho portato così una specie di confronto tra quello che è la medicina omeopatica e allopatica, in modo da vedere quello che abbiamo a disposizione dal punto di vista della medicina clinica e quello che abbiamo a disposizione dall'altra parte. E quindi partiamo con un po' di numeri. Giusto per avere un'idea di chi usufruisce dell'omeopatia. In Europa più di 100 milioni di persone utilizzano l'omeopatia. Questi sono dati SIOMI, che è la Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata. Sono 600 milioni nel mondo, questi sono dati OMS, in più di 80 paesi. Quindi abbiamo una discreta estensione e utilizzo anche dell'omeopatia. In Italia sono 2 milioni, quasi e mezzo, le persone che usano regolarmente l'omeopatia, questi sono dati Istat, e sono circa 4.000 i medici che esercitano l'omeopatia con regolarità. Quindi c'è una, diciamo anche in Italia, un discreto numero di usufruenti dell'omeopatia. Oltre il 70% degli utenti è costituito da pazienti complessi, cioè affetti da più patologie croniche, presenti nello stesso individuo, non rispondenti a trattamenti convenzionali specifici. Questo è un altro aspetto che dà un po' l'indicazione del perché l'omeopatia viene considerata una medicina lenta, perché di fatto dall'omeopata arrivano quelli dell'ultima spiaggia. Quindi ci si trova di fronte a pazienti che hanno delle situazioni molto complesse, che hanno frequentato e visitato tanti specialisti, tante situazioni, quindi si trovano ad avere diciamo una matassa abbastanza complicata da sbrogliare. Di conseguenza ci vogliono dei tempi in questo senso. In realtà poi vedremo, l'omeopatia in sé è una medicina molto veloce, cioè si può proprio nei bambini equiparare all'effetto di un qualunque farmaco chimico che noi usiamo, e le persone che si abituano a usare l'omeopatia hanno dei risultati molto molto rapidi, quindi non è assolutamente una medicina lenta. Quello che qui volevo un po' sottolineare, che spesso i detrattori dell'omeopatia denunciano, è che dall'omeopata vanno le persone facilmente suggestionabili, le persone che in qualche modo si lasciano abbindolare, cose così. Ora immaginatevi, avremo veramente una statistica un po' particolare, pensando che l'omeopata sia in grado di attrarre tutte queste persone, e così tante che sono scelte tra quelle più manipolabili. Quindi capiamo bene che soprattutto nei paesi dove l'omeopatia è ufficiale, e da tanti anni lo è, l'apporto del medico omeopata, per esempio parlo dell'India, dove l'omeopatia è medicina ufficiale, viene insegnata all'università, ci sono tutte le varie condizioni proprio per la formazione del medico omeopata, accanto a quello ayurvedico, accanto a quello clinico, quindi ci sono, convivono diciamo le medicine di diversa natura. Questo aspetto dell'omeopatia, per esempio, utilizzata nelle grandi epidemie, epidemie di meningite per esempio, di encefalite giapponese, dove l'epidemiologo clinico non riusciva a dare una risposta, l'omeopatia è venuta in aiuto e ha dato tranquillamente delle ottime risposte in casi anche complessi, come può essere un caso per esempio di epidemia. Allora, cominciamo da qui a entrare nel merito degli argomenti così che voglio comparare. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Claudio De Santi, diciamo professo questa medicina omeopatica da più di 30 anni e mi interesso di tutto quello che è il mondo delle medicine olistiche, quindi l'omeopatia diciamo, è stato il mio primo amore, però a questo si è aggiunta tutta una serie di altri apporti come l'agopuntura, la cromopuntura e apporti diagnostici come la Kirlian di iridologia e diversi strumenti di supporto in questo senso, proprio perché il mio interesse fondamentale è quello di cercare l'unità, cioè cercare di trattare la persona e non il pezzo di persona o il sintomo esclusivamente. Quindi naturalmente è importante quello, però è importante anche la persona che lo porta questo sintomo. Di conseguenza in questo interesse, diciamo dentro in questo interesse c'è un po' l'idea di questa visione olistica che viene poi trattata anche più avanti. Partiamo dal primo termine di paragone.
Questo è un dato italiano, gli errori medici causano circa 130 morti al giorno qui in Italia. Se sbaglia un medico omeopata non causa danni fisici alla persona. Allora, questo è il primo grande confronto che può essere fatto perché non c'è possibilità di danneggiare con un farmaco omeopatico nessuno. Il massimo che può succedere è che sbagliando il farmaco omeopatico non succeda assolutamente nulla. Però da qui, anche se si usano farmaci che hanno dei nomi che sembrano pericolosi, tra virgolette, come la belladonna, l'arsenico o i veleni di serpente, di fatto quello che viene somministrato è diluito così tanto che non ha un effetto tossico, non ha un effetto tossicologicamente rilevabile. Di conseguenza non c'è tossicità sul versante della medicina omeopatica. Sul versante della medicina invece allopatica, abbiamo una mortalità percentuale annua, ecco qui suddivisa per diverse patologie. Abbiamo le malattie cardiovascolari che sono al primo posto, abbiamo i tumori che sono al secondo posto, però al terzo posto ci sono i medici. Quindi in generale nel mondo la percentuale annua di mortalità trova il medico al terzo posto, cioè lui che provoca addirittura diciamo, situazioni per errore, per sbaglio di farmaco, per sbaglio chirurgico, per associazioni farmacologiche che non vanno bene, che sono piuttosto pesanti. Allora, in America, il British Medical Journal del 2016, quindi è abbastanza recente questo dato, parla di 250.000 morti all'anno per errori medici. E pare 684 al giorno. In Italia c'è un rapporto di 5 a 1, quindi il numero di morti quotidiani in Italia per errori medici è attorno ai 130. Qui vediamo il secondo punto. Reazioni avverse ai farmaci rappresentano una grave emergenza, perché da qualche parte noi sappiamo che il farmaco allopatico, il farmaco chimico, ha un principio attivo che anche se origina da un principio naturale, è stato estrapolato dalla pianta officinale, quindi da quel fitocomplesso che ne coadiuva l'azione, genera degli effetti collaterali. Quindi questo principio attivo ha degli effetti collaterali. Ora, man mano che la popolazione invecchia, man mano che le patologie cronicizzano e man mano quindi che ci sono terapie sempre più complesse che vengono somministrate contemporaneamente, le sinergie degli effetti farmacologici diventano sempre più complessi. E a volte non ci sono studi approfonditi su come funzionano insieme i diversi farmaci, quindi questo genera tutta una serie di effetti appunto collaterali che sono abbastanza importanti e che appunto risultano essere anche quasi un'emergenza. Da questo punto di vista non ci sono effetti secondari nell'omeopatia, nel senso che voi sapete che non c'è un bugiardino nel farmaco omeopatico. Adesso probabilmente col fatto che sono stati registrati ufficialmente in farmacopea in Italia i farmaci omeopatici proprio come farmaci si richiederà anche una sorta di bugiardino, poi vi spiegherò qual è il bugiardino del farmaco omeopatico, ma in realtà non ci sono effetti secondari come vengono intesi in medicina allopatica. Ci sono degli effetti, che sono i famosi peggioramenti omeopatici, che sono degli effetti che sono presenti in tutte le medicine naturali, che sono degli effetti di accentuazione della sintomatologia legata alla fase di disintossicazione che momentaneamente accentua il carico tossinico che quindi peggiora il sintomo in corso per un periodo definito, breve, e di solito riguarda esclusivamente il sintomo in corso. Quindi in questo senso si parla di un effetto, non è un effetto veramente secondario, ma è un effetto proprio legato alla disintossicazione. Ora, questi effetti secondari. Qui vediamo un dato AIFA, che è l'Agenzia del Farmaco italiana, come nel corso degli anni le segnalazioni per milioni di abitanti siano aumentate proprio degli effetti collaterali dei farmaci. Quindi man mano che andiamo avanti nel tempo, invece che diminuire, le segnalazioni dei danni degli effetti collaterali sono in netto aumento. E qui, Perché allora ormai sono aumentati?
perché sono aumentate le quantità di farmaci, sono aumentate le composizioni, diciamo, i complessi farmacologici che vengono dati a una singola persona, quindi nel tempo si sono complicati molto questi aspetti. E qui vediamo quali sono i cinque principi attivi che sono più frequentemente segnalati appunto all'AIFA nel 2015. Qui escludiamo le segnalazioni da vaccino. La varfarina al primo posto, l'amoxicillina al secondo, l'acido acetilsalicilico, che è l'aspirina, al terzo posto, l'insulina al quarto e la ribavirina, che è un chemioterapico, al quinto posto. Quindi questi sono i principi attivi in assoluto che danno più danni e che sono più segnalati come effetti collaterali. Un altro punto che ci può interessare riguarda i costi. Ecco, sui costi ci sono anche lì delle grosse critiche, perché si parla appunto di quanto può essere caro un trattamento omeopatico, ok? E da questo punto di vista abbiamo una ricerca molto interessante. I costi di una terapia omeopatica classica sono irrisori. Allora, qui dobbiamo differenziare subito quello che è una terapia omeopatica classica, che si dice anche unicista, cioè una terapia che utilizza un unico rimedio omeopatico per la persona, dopo una ricerca che serve proprio a trovare il farmaco unico per la persona. Quindi nel momento in cui noi facciamo una ricerca omeopatica, parliamo di omeopatia classica, parliamo di un farmaco unico che viene somministrato, che vuol dire costo di un tubetto circa 7-8 euro, circa, più o meno a seconda della ditta. I costi dei farmaci allopatici invece sono naturalmente molto più elevati. Naturalmente sono elevati i costi della medicina cosiddetta omotossicologica, che è una branca dell'omeopatia, quindi non è un'omeopatia vera e propria, ma una omeoterapia, costituita da farmaci cosiddetti complessi, perché l'omotossicologia è stato un tentativo di diciamo, dialogare con il medico di base per portare alla medicina di base l'omeopatia. Qual era il ragionamento? Quello di mettere insieme in un unico prodotto i farmaci che servono per un sintomo specifico, quindi per il raffreddore, per il mal di gola, per il mal di testa, eccetera, 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 e dare questo farmaco per il sintomo specifico. Questo fa sì che il medico di base non debba cambiare mentalità, quindi non debba entrare nella metodologia omeopatica, ma possa, se lo ritiene opportuno, sostituire un farmaco chimico con un farmaco naturale in questo modo. Ora, gli omotossicologici, quindi questi complessi omeopatici, se vengono somministrati in modalità sintomatica, chiaramente fanno salire i costi, perché tanti sintomi, tanti farmaci, quindi da questo punto di vista non c'è più il ragionamento omeopatico che cerca il rimedio unico, ma c'è un ragionamento allopatico che lavora sul sintomo. Quindi se io ho 5 sintomi, prendo 5-6 farmaci che servono per ogni sintomo. Questo è un po' il concetto. E qui abbiamo invece dei costi naturalmente più elevati. Quindi bisogna un po' differenziare quella che è l'omeopatia classica da quella che è l'omeopatia dei complessi. Allora, questi sono un po' i costi. Noi abbiamo in Italia i farmaci che escono dalla fabbrica che hanno in genere i costi minori di tutta Europa. Poi ci si aggiunge il profitto per la ricerca, le tasse, la ricerca stessa, i profitti per gli azionisti, e arriviamo a farmaci che hanno i prezzi più alti d'Europa. Quindi vedete che accanto al prezzo vivo ci sono tutta una serie anche di aggiunte che fanno sì che poi i farmaci allopatici abbiano certi costi, certi particolari costi. Questa invece è stata una ricerca molto interessante fatta in Francia sull'impatto economico della pratica omeopatica nella medicina in generale. Allora, questa ricerca, in Francia l'omeopatia è diciamo ufficiale dal 1956, e questa ricerca ha comparato i tipi diversi di pratiche mediche, la medicina convenzionale, quella omeopatica e un misto delle due, e si è visto che praticamente per quanto riguarda il servizio sanitario i trattamenti omeopatici, HOGP è il trattamento omeopatico, sono stati meno costosi, 42 euro contro i 65, quindi 35% in meno, questo in generale per quanto riguarda il servizio sanitario. Le prescrizioni mediche sono due volte più care nei pazienti CM, cioè di medicina convenzionale. Per assicurazioni mediche e richieste di consulenze private, i trattamenti di medicina convenzionale sono meno cari,
rispetto ai costi, in seguito ai costi di consultazione che sono inferiori. I costi invece delle prescrizioni in ambito assicurativo o privato sono più o meno simili. Facendo i conti di tutto questo, si è arrivato a vedere che la spesa sanitaria è risultata inferiore del 20% nei pazienti che usano omeopatia. Quindi questa ricerca è stata pubblicata sull'Health Economic Review, dice che la gestione dei pazienti omeopatici potrebbe essere meno costosa secondo una prospettiva globale e potrebbe rappresentare un interesse per i costi della salute pubblica. Quindi alla fine dei conti, se noi valutiamo bene tutti i parametri del costo per paziente che si cura omeopaticamente, abbiamo un costo inferiore. Quindi l'idea che l'omeopatia sia cara qui cade. Adesso arriviamo alla metodologia, cioè ai confronti metodologici, cioè che cosa propone l'omeopatia dal punto di vista metodologico e cosa propone l'allopatia. Da una parte abbiamo la visione riduzionistica. Cosa vuol dire la visione riduzionistica? Vuol dire che l'uomo è visto come una macchina, quindi viene ridotto alla modalità di essere considerato un soggetto riparabile, quindi con pezzi sostituibili, con un intervento diciamo delegato allo specialista, che fa sì che la patologia X o Y venga trattata con il farmaco X o Y. Questo riduzionismo nasce dagli anatomisti, quindi dal 600, quando gli anatomisti cercavano di capire come funzionava il corpo umano attraverso la dissezione dei cadaveri. Quindi fondamentalmente è una ricerca sul cadavere, cioè sulla persona morta. E questo attraverso le parti si cercava di capire come funzionasse il tutto. Quindi le parti venivano ridotte, il corpo veniva ridotto nelle singole parti, e nello studio delle singole parti si cercava di capire come funzionasse il tutto. Questo aspetto ha dato origine alla specialità, per esempio, a quello che noi oggi vediamo in frammentazione sempre più marcata, quindi abbiamo lo specialista dello specialista dello specialista dello specialista, perché all'interno per esempio della cardiologia c'è lo specialista del cuore, adesso si diventa specialista dell'atrio, del ventricolo, si diventa specialista di diverse parti. Io ho lavorato in cardiologia ed ero specialista delle piastrine, per dire, per cui ogni aspetto veniva effettivamente approfondito, e quindi da questo punto di vista l'analisi nel corso degli anni e dei secoli è andata avanti in termini molto approfonditi. Peccato che non ci sia più stata la sintesi, cioè abbiamo una profonda analisi e conoscenza dei singoli pezzi, però non riusciamo più a metterli insieme, è come avere rotto, diciamo, il giocattolo e non siamo più capaci di riaggiustarlo e di metterlo insieme. Quindi ogni specialista conosce molto bene la sua piccola parte, però non parla con lo specialista accanto, quindi c'è una difficoltà nella comunicazione. Quindi sì, a volte avvengono dei paradossi in questo senso qui, delle cose un po' paradossali. Nell'ambito invece della medicina omeopatica viene più considerata la visione olistica, cioè viene considerata una visione del paziente nella sua globalità, e quindi in questo senso le quattro componenti fondamentali: quella fisica, che è quella che conosce anche la medicina allopatica, cioè quella misurabile, quella energetica, che è quella che dà vita un po' al corpo fisico, quella emozionale e quella mentale. Ecco, non vengono scisse queste cose. La cosa interessante rispetto all'omeopatia di Hahnemann, quindi alle origini, è che Hahnemann, nel fare le sperimentazioni omeopatiche, in qualche modo, parliamo della fine del 700, primi dell'800, quindi in epoca assolutamente pre-psicosomatica, pre-psicologica, quindi prima di tutto questo, lui osservava nella sperimentazione che quando dava i farmaci ai suoi pazienti, quando faceva le sperimentazioni dei farmaci per capire che funzione avevano, scopriva dei sintomi che erano fisici, che erano emotivi, che erano mentali, che erano energetici, quindi già prendeva nota di tutti questi aspetti. Quindi, come dire, nella sperimentazione aveva in qualche modo scoperto prima del tempo la psicosomatica, in questo senso, cioè vedeva che l'uomo era effettivamente un'integrazione di questi diversi livelli. Quindi questa è un po' la differenza fondamentale: da una parte una visione frammentata del paziente, dall'altra una visione della persona, quindi soggettiva e non frammentata. Ora, una cosa che non so se qualcuno di voi conosce il monismo,
è una cosa che viene fuori dal 2010 circa, ed è un approccio filosofico, diciamo, che arriverà, molto americano in questo momento, che arriverà molto presto anche in Italia, nei prossimi 4-5 anni, e ha una definizione di questo genere: non esiste differenza tra cervello e mente, al di là della parte fisica, anatomica, che puoi toccare, non c'è niente, l'io è nel cervello. Questo oggi nelle riviste tipo Mind, che trovate in edicola della Scientific American, è molto forte come presenza, ed è la definizione che oggi, diciamo, si presenta, si affaccia all'orizzonte, diciamo, italiano, attraverso i neuroscienziati. I neuroscienziati seguono questo tipo di approccio che si chiama monismo. Ora, il monismo dice questo: lo scopo è quello di servire da guscio per le generazioni future come portatore di geni che devono riprodursi, poi muori. Questo sarebbe un po' il concetto finale. Conservativa, molto il monismo è conservativo sul presente, bisogna essere adeguati, cioè adeguati, il mondo non lo puoi cambiare, rassegnati. Questo è un po' il punto finale. Ecco, tenete presente che in questo momento stanno facendo tantissime sperimentazioni per dimostrare questa cosa qui, per dimostrare che quella è una sedia, punto e basta, tu sei una persona che non è niente che una cosa fisica e nient'altro. Quindi l'estrema contrazione del riduzionismo, qui abbiamo proprio l'estrema contrazione del riduzionismo. Questo monismo si sta contrapponendo, i monisti dicono che si sta contrapponendo al dualismo. Scusate ancora questo qua. Il dualismo crede che ci sia qualcosa di più grande del corpo e del cervello, no? Quindi c'è l'aspetto proprio conoscitivo di andare al di là dell'aspetto esclusivamente materiale e materico che noi vediamo. Naturalmente questi esperimenti che vengono fatti in America sono molto ben finanziati dalle industrie farmaceutiche. Perché? Perché la conseguenza finale del monismo è qualsiasi disturbo o malattia vista attraverso il monismo si cura con la chimica. Quindi chiaramente l'industria farmaceutica è estremamente attenta a generare basi filosofiche perché lei sia presente in ogni cosa che succederà nel nostro corpo da qui ai prossimi anni. Abbiamo quindi il monismo, il dualismo e quello che, di cui parlavamo prima, cioè l'olismo, che cerca di mettere invece tutti i punti di vista insieme. Quindi vediamo che da una parte c'è il riduzionismo, quindi escludiamo tutto, c'è solo il fisico, la mente è uguale al cervello e non c'è nient'altro. Abbiamo il dualismo, che è una via di mezzo, c'è qualche cosa di più, però ancora siamo limitati, e poi c'è l'olismo, che cerca invece di mettere insieme tutte le diverse possibilità, opinioni o cose che ci sono per dare un'idea del tutto che è presente in ciascuno di noi. Quindi questa visione olistica, vediamo un po' che cosa ci porta. Da una divisione alla comprensione che c'è un punto centrale che si chiama coscienza globale, che comanda e guida un po' il tutto. Una volta noi avevamo l'idea che nell'evoluzione si partisse dal parameccio e si arrivasse al cervello e dal cervello scaturisse la coscienza. Oggi facciamo invece un percorso inverso, è la coscienza che regola tutto. Quindi partiamo dalla coscienza ed è lei che regola tutto. La nuova cultura emergente, quella dei creativi culturali, delle persone che sono interessate agli argomenti di questo genere, punta il suo punto di vista sul paradigma olistico, che offre una visione unitaria e globale dell'essere umano e del pianeta. L'essere umano viene visto come unità psicofisica che si manifesta nel corpo fisico, nelle emozioni, nella psiche e nell'animo profondo. Così il pianeta non è percepito solo come un insieme di stati e di specie animali e vegetali, ma come Gaia, cioè un'unità vivente, una rete globale di interrelazioni che creano l'equilibrio della natura e delle società umane. Ok? Quindi c'è questo aspetto di visione e comparativa anche tra la globalità dell'essere umano e la globalità del pianeta su cui viviamo. Ok? Ora, uno dei punti chiave di questa cultura è che lo stato di crisi globale del pianeta rappresenta il riflesso macrocosmico dello stato di divisione in cui vive ogni singolo essere umano. Quindi sia una separazione interna, sia una separazione dell'essere umano dagli altri e dalla natura.
L'unica via per il suo superamento è lo sviluppo di una nuova coscienza e del potenziale umano individuale, che porta a ritrovare l'unità e l'armonia interiore ed esteriore. Quindi bisogna tornare all'unità, questa famosa sintesi di cui parlavo prima. Olismo, quindi, significa comprendere le apparenti divisioni come parti inscindibili dell'unità. Per l'olismo l'esistenza è una organica e indivisibile totalità. La coscienza informazione rappresenta la sua dimensione implicata o soggettiva. La materia energia la sua dimensione esplicita o oggettiva. E questo è l'ultimo pezzo. La cultura scientifica si è sviluppata nella frammentazione delle sue discipline e specializzazioni, perché ha studiato solo l'aspetto materiale o fisiologico della realtà e dell'uomo, caratterizzato invece dalla molteplicità e complessità delle forme e dei fenomeni. Quindi l'uomo è molto più di quello che noi misuriamo, per esempio. La visione olistica unitaria nasce quando comprendiamo che la coscienza è il centro che unifica la vita di ognuna delle sue infinite dimensioni. È necessario rifondare il nostro modo di vedere e comprendere le cose, iniziando col percepire in ogni essere l'unità tra materia e coscienza, ossia tra la forma oggettiva del corpo e il contenuto soggettivo di informazione della psiche. Questo qui è un po' il passaggio. Ecco, oggi appunto questo movimento trasversale dei creativi culturali è presente proprio con questo tipo di proposta. Prossimo punto, sono 10 in tutto, siamo arrivati a metà. Allora, qui abbiamo i due, un altro aspetto, diciamo, metodologico. Nell'allopatia domina la legge dei contrari, cioè noi nei farmaci allopatici, chimici, lavoriamo sempre contro, cioè abbiamo l'antipiretico, l'antibiotico, l'antidolorifico, l'anti-anti-anti, il che vuol dire che ci si pone nei confronti del corpo in una dimensione bellica sostanzialmente, cioè bisogna combattere qualche cosa che non va, no? Quindi c'è questa idea di guerra sempre presente, dove c'è un nemico che è dentro il nostro corpo, che noi dobbiamo combattere attraverso il nostro corpo e attraverso qualche cosa che dall'esterno aiuta a bombardare o a eliminare i nemici che ci sono dentro. Okay? Quindi teniamo presente che questa idea bellica è un'idea che parte da Pasteur e dall'idea dei germi, come diciamo la teoria dei germi, come teoria di elementi che aggrediscono il corpo umano, e quindi naturalmente bisogna sterminare questi germi, e quindi bisogna avere le armi adatte per sterminarli. La cosa interessante è che Pasteur è vissuto in un'epoca in cui c'era un altro personaggio che si chiama Bechamp, che diceva una cosa un po' diversa. Lui diceva che non ci sono germi che attaccano qualcosa, ma diceva che nel nostro corpo ci sono degli elementi primordiali che a seconda del terreno del nostro corpo si trasformano in virus o batteri più o meno patogeni, e questo dipende dal terreno in cui si trovano. Quindi c'è un'unica, diciamo, gente originario. Questa teoria è stata confermata, Elderlein subito dopo, e recentemente è stata ulteriormente confermata, che noi abbiamo una ciclogenicità che è quella che dice che c'è un precursore, un somatide iniziale a patogeno che non fa niente e che diventa patogeno più o meno intensamente a seconda del terreno che si trova a cui va incontro. Quindi più il terreno è di una certa condizione e più avremo che questo diciamo precursore originale si trasforma in virus o in batterio o in fungo a seconda della condizione. Più acido il terreno più diventa fungo, intermedio è batterio, iniziale è virus. Okay? Questo è un altro punto di vista. La cosa interessante è che noi per esempio troviamo nella patologia polmonare della polmonite da pneumococco la comparsa dei batteri 72 ore dopo l'inizio dei sintomi. Quindi bisogna un po' capire come possiamo ancora sostenere che sia lo pneumococco a causare la polmonite, se poi compare dopo la scomparsa dei sintomi. E così si può dire per tante altre patologie. Poi è venuto un personaggio che si chiama Hammer, che ha detto che i batteri, i virus e i funghi sono invece soggetti riparatori. Sono quelli che all'interno della patologia sono lì per riparare. A seconda del foglietto embrionale e dell'organo interessato avremo funghi, batteri o virus che stanno riparando. Questo è un concetto molto interessante e che ha naturalmente avuto grandi critiche, grandi
contrasti, però che dal punto di vista pratico, se voi lo applicate, cambia completamente il punto di vista, cambia proprio la visione in questo senso. Perché noi non siamo programmati per autodistruggerci, non siamo programmati per avere delle situazioni che ci fanno del male, siamo programmati per guarire. Questa cosa qui è chiara quando noi abbiamo, per esempio, una ferita. Non facciamo granché quando c'è una ferita, permettiamo al corpo che si ripari. Quando abbiamo una frattura, non facciamo granché, permettiamo al corpo che la ripari. È lui che genera un processo di autoguarigione molto potente. Da un certo punto in poi questa cosa qui viene persa e quindi dobbiamo intervenire dall'esterno per generare delle cose che combattono guerre di situazioni che ci capitano. Nell'ambito dell'omeopatia invece agisce la legge dei simili. La legge di similitudine è un'antica legge di natura che viene usata in tutte le medicine tradizionali, quindi la troviamo nella medicina ayurvedica, nella medicina tibetana, nella medicina cinese, in tutte le medicine tradizionali che hanno millenni di anni, troviamo la legge di similitudine che Hahnemann ha, diciamo, modernizzato e presentato alla medicina occidentale. Questa legge di similitudine dice sostanzialmente che il simile cura il simile. Ed è un grande paradosso nell'ambito dell'omeopatia, durante le sperimentazioni, perché si vedeva questa cosa qui particolare. Dando il farmaco omeopatico a una persona sana, questo farmaco omeopatico faceva venire fuori dei sintomi, generava una sintomatologia. Questa sintomatologia era caratteristica di quel farmaco lì, cioè se si faceva questo esperimento di dare quel farmaco lì a persone diverse o a diversi gruppi di persone, quel farmaco lì dava sempre gli stessi sintomi. E qui si compone quello che si chiama materia medica in omeopatia, che è il bugiardino omeopatico sostanzialmente, cioè quando si fa una sperimentazione omeopatica che viene fatta esclusivamente sulla persona sana e quindi sull'uomo, non c'è un intermedio animale nella sperimentazione omeopatica, tutta la sperimentazione omeopatica è fatta sull'uomo, quindi non ci sono rischi di alterazioni rispetto alla specie, okay? Come a volte col farmaco succede. Ecco, che cosa succedeva? Quando diamo il farmaco alla persona sana vengono fuori una serie di sintomi molto caratteristici di quella sostanza lì. Questa venivano prese nota di questi sintomi, ha preso nota, e questi sintomi sono le indicazioni del farmaco. Quando io mi trovo di fronte a una persona che ha quei sintomi lì, io do quel farmaco lì e questo farmaco mi mette a posto quella costellazione di sintomi. Quindi il farmaco che fa venire i sintomi a una persona sana li cura la persona che è ammalata di quei sintomi lì. Ok, questo sarebbe il principio di similitudine o di analogia. Questo è un principio molto forte perché prende in considerazione intanto l'essere nella sua globalità e poi lavora proprio su tutta la costellazione sintomatologica, quindi su tanti livelli in questo senso, almeno quei quattro che abbiamo accennato prima. E qui entriamo un po' più nel merito delle scoperte che hanno dato spiegazione al meccanismo d'azione dell'omeopatia. Okay? Chi dice che l'omeopatia è acqua fresca ha perfettamente ragione, perché dal punto di vista farmacologico e chimico, quando noi andiamo ad analizzare il solvente, cioè la sostanza che ha diluito le tinture madri o le sostanze originali, troviamo acqua o alcol, cioè troviamo esclusivamente il solvente, soprattutto dopo una certa diluizione. Ecco, i farmaci omeopatici sono preparati in questo modo, viene presa una goccia della sostanza originaria e diluita in 99 gocce di acqua o alcol. Questo forma la prima centesimale hahnemanniana e poi si procede così, andando avanti, fino a diluirla anche 200 volte, 1000 volte, tantissime volte. Ok, quindi si va avanti tantissimo. Ogni volta che si fa una diluizione si sbatte per un certo numero di volte il preparato. Questa succussione, questo sbattimento è fondamentale perché è quello che dà l'effetto farmacologico. La cosa interessante è che dopo 12 volte di questa diluizione noi ci troviamo a non avere più una molecola della sostanza originale perché si supera un certo numero di Avogadro, non troppo più il molecolo, ok? Quindi quello che succede dopo è che man mano che noi andiamo avanti con le diluizioni lavoriamo sempre più nel versante psichico, quindi più alte sono le diluizioni più lavoriamo sul versante psichico, più basse sono le diluizioni più noi lavoriamo sul versante fisico, e poi vedremo perché.
Questo mistero, perché sono ormai quasi 300 anni che l'omeopatia funziona, ha fatto veramente, ha creato grandissime polemiche, grandissimi scontri, grandissime difficoltà a comprendere come mai empiricamente questa cosa qui funzionava, ma non si capiva il meccanismo d'azione. Anche perché se vado ad analizzarlo come se fosse un farmaco chimico, io trovo acqua, quindi dal punto di vista farmacologico non trovo altro che acqua. Ok? Quindi questa è un po' la premessa. È arrivato Bienvenista, a cui è stato dato appunto il compito di verificare che ci sia un effetto farmacologico nelle basse diluizioni, e lui ha verificato che c'è un effetto farmacologico nelle basse diluizioni. Lui era un ricercatore assolutamente indipendente, che ha fatto questa prova per una ditta farmaceutica omeopatica e ha semplicemente dimostrato questo. Questa cosa qui naturalmente è stata pubblicata su una rivista scientifica importante come Nature ed è stata smentita poco tempo dopo con delle modalità molto poco scientifiche, ecco, diciamo così, poco scientifiche. Bienvenista da questo ne ha tratto grande deperimento fino poi a morirci. Questo tipo di ricerca è andata avanti e in Italia abbiamo Emilio Del Giudice che ha fatto un po' il ponte, è riuscito a capire una cosa fondamentale, che non è la chimica o la biochimica a spiegare l'omeopatia, ma è la fisica. Emilio Del Giudice è un fisico italiano, era un fisico italiano, è morto, e ha fatto assieme a suo fratello Nicola, che è un omeopata della scuola di Napoli, ha fatto delle ricerche proprio sul meccanismo d'azione dell'omeopatia visto dal punto di vista della fisica. E la fisica è l'ambito in cui si spiega il meccanismo d'azione dell'omeopatia. È lì che troviamo la spiegazione vera. Forse conoscete Emoto, Masaru Emoto, che ha lavorato sui cristalli dell'acqua e come l'acqua raccoglie le informazioni e modifica la sua struttura in certi modi a seconda dell'informazione che riceve. Tenete presente che a volte queste informazioni sono semplicemente scritte su un fogliettino appiccicato alla bottiglia, quindi riceve delle informazioni che non sono neanche verbali, non sono neanche vibrazionali, sono semplicemente frequenze date da forze che ancora appunto la fisica nell'infinitesimamente piccolo può cercare di capire, non certo la chimica o la biochimica. Okay? Qui abbiamo quindi un altro ricercatore che ha dato un ulteriore apporto per comprendere che l'acqua cambia la sua forma. Teniamo presente che noi siamo fatti per l'80% di acqua, quindi da qualche parte dovremo interagire e comunicare con quest'acqua. Poi andiamo a un altro personaggio che è Montagnier. Luc Montagnier è un medico, ricercatore, premio Nobel per la medicina, per aver trovato il virus dell'AIDS. Lui ha ripetuto tutti gli esperimenti di Bienvenista, li ha confermati, li ha modernizzati e quindi ha ulteriormente confermato che l'acqua mantiene la memoria della sostanza con cui viene in contatto. Fino a qualche tempo fa non si sapeva come, cioè si vedeva l'effetto, ma non si sapeva come questa cosa qui succedesse. Ed è arrivato un altro ricercatore che si è inserito in questo filone molto pericoloso dell'acqua, perché in biologia veramente è la sostanza più importante, ma è la meno studiata. Quindi lui ha sfidato ancora una volta la ricerca, si è buttato in questo filone e Pollack è quello che ha trovato la quarta fase dell'acqua, che è una fase particolare, che non è quella gassosa, che non è quella liquida, che non è quella solida, ma è una fase di gel, di intermedia particolare, che si va a creare quando noi facciamo la succussione, cioè quando facciamo lo sbattimento dell'omeopatico, ed è la fase simile al cristallo. E i cristalli sappiamo che mantengono le memorie, nel nostro cervello il silicio tiene le memorie proprio. Quindi è lì la zona dove noi conserviamo le memorie nell'acqua, quindi è una zona particolare che si crea quando viene, diciamo, dinamizzata l'acqua che viene man mano diluita. È chiaro il discorso, il concetto? Molto chiaro. Benissimo. Ecco, qui abbiamo quindi la spiegazione. Abbiamo anche finalmente la comprensione del come mai il farmaco omeopatico dà dei sintomi quando viene somministrato a una persona sana. Com'è possibile che l'acqua fresca sia attiva in questo modo? Lo capiamo proprio qui, perché qui possiamo comprendere come noi, nell'infinitesimamente piccolo, siamo frequenze, siamo atomi che vibrano ad una certa frequenza.
Queste frequenze, quando sono armoniche, quando sono sincroniche, quando vibrano in cosiddetta coerenza, noi stiamo bene, ok? Immaginatevi poi che venga somministrato un farmaco omeopatico, che è una frequenza vibratoria memorizzata in questa fase dell'acqua, che continua a interferire con la frequenza armonica. Naturalmente, interferenza dopo interferenza, andrà a modificare l'armonia in un certo modo, ben chiaro e ben caratteristico di quella frequenza che viene somministrata. Quindi Nux Vomica darà un'alterazione di un certo tipo, Belladonna ne darà un altro, Arnica ne darà un altro ancora, no? E altereranno la frequenza di base armonica. È come sentire un disturbo di una radio che non è ben sintonizzata e dopo un po' ci sentiamo o irritati o nervosi o qualcosa. Questa è la frequenza che interferisce con la nostra armonia di base. Questa cosa qui, naturalmente, nel momento in cui diamo l'informazione corretta alla persona che ha questo tipo di interferenza, riportiamo indietro tutta la scala, la successione dell'alterazione. Quindi, quando diamo il farmaco, alteriamo l'atomo, poi alteriamo la molecola, poi alteriamo la cellula e arriva il mal di gola sperimentale. Quando abbiamo il mal di gola vero, cioè il nostro, sintomatico, noi diamo la Belladonna, che è il farmaco per il mal di gola, che va a rimettere a posto la frequenza di armonia, quindi riarmonizza la frequenza di base. A questo punto abbiamo la cascata inversa, la molecola si rimette a posto, la cellula si rimette a posto e il mal di gola passa. Quindi nella persona sana andiamo ad alterare la sua frequenza armonica, nella persona malata andiamo a riparare l'alterazione che qualunque cosa, virus, batterio, colpo d'aria, ha generato facendomi venire fuori il mal di gola. Questo sarebbe un po' il concetto. Questa è oggi la teoria più accreditata di funzionamento dell'omeopatia. Ok, un altro punto, ci avviciniamo alla fine. I farmaci allopatici sono presenti in molteplici forme, i farmaci omeopatici sono presenti a forma del granulo. Questo per convenzione è facile, in tutto il mondo, in qualunque paese trovate sempre gli stessi nomi, sempre la stessa modalità di preparazione, quindi è diffuso questa convenzione. Scusa, ma chi prepara il farmaco segue lo stesso protocollo? Tutti, tutti. Ne aderiscono e seguono? Esatto, la preparazione la trovi uguale in tutto il mondo. Qui abbiamo invece una differenza rispetto a quello che succede oggi nella medicina di base. Molto è dato dalla diagnostica, quindi si dà tanta importanza alle analisi e alla tecnologia, e quindi i tempi di relazione umana con il medico sono sempre più brevi, più stretti. Ho saputo recentemente che a Bolzano hanno imposto 6 minuti a visita ai medici dei poliambulatori. Bolzano. No? Cioè non puoi superare 6 minuti, okay? Qualunque cosa tu abbia. Ma io ero andata dopo anni, tentavo di andare a farmi una visita dermatologica per controllare i nei. Siccome era morta mia mamma e tu non avevo il coraggio, ho preso il coraggio e un giorno sono andata al medico e mi ha detto... Ho detto, guardi, dottore, ho anche un'unghia da vedere perché si svuota, eccetera. Ah, se abbiamo tempo. Sì. Se abbiamo tempo, ho detto, ma non so mica quanti ne ho. Comunque lei avrà i suoi tempi, poi mi guardi un attimo. Insomma, era... Sì, sì, così. Andremo verso questa direzione, cioè sarà tutto standardizzato in termini proprio di tempistica, come se fossimo dei robot che passano dentro un rullo e che viene protocollato in un certo modo. L'omeopata di solito riserva circa un'ora di tempo per la visita, è importante naturalmente la visita medica, il colloquio, e quindi c'è un'attenzione alla parte soggettiva, perché per arrivare a somministrare il farmaco omeopatico dissimilimum, cioè quello di omeopatia classica, bisogna conoscere la persona, bisogna capirne le modalità dei sintomi, bisogna capire tante cose che aiutano proprio a comprendere la persona nella sua globalità e quindi a somministrare il farmaco e la medicina più adatta. Poi abbiamo, questo l'abbiamo un po' già detto, l'allopatia è centrata sulla cura del sintomo, quindi alla fine dei conti quando entriamo in ospedale o il medico di base ci vede, noi diventiamo un sintomo, perché in cardiologia siamo l'infarto numero X,
nella visita medica di base siamo il medico ci chiede il sintomo, cioè che cos'hai, non chi sei, quindi non entriamo nel merito di questa cosa qui. Qui è importante la persona che ha i sintomi, quindi prima di tutto si guarda la persona che ha i sintomi, e questo è un po' il mio sogno utopico dell'omeopatia come prevenzione. Cioè, io dico sempre in tutte le conferenze che ho fatto, dall'omeopata bisognerebbe andare da sani, perché è il modo migliore, più facile per trovare il similimum, cioè il farmaco personale della persona, personalizzato, è più facile trovarlo da sani. Una volta trovato quello è il farmaco, come facevano i medici cinesi con l'imperatore che gli metteva gli aghi perché lui stesse in salute, con il farmaco omeopatico similimum noi abbiamo uno strumento per mantenerci in salute. Ok, quando incominciamo a non stare tanto bene, prendiamo il nostro similimum e ci riporta in equilibrio. Questo sarebbe... Ma il farmaco lo prendi sé, cioè quando stai bene praticamente, oppure... Quando stai bene fai la visita per capire qual è il tuo farmaco. Okay. Poi quando incominciano i sintomi, quando incominci a sentirti, sai già qual è il tuo farmaco, lo prendi e ti riporti in equilibrio. Questo qui sarebbe il concetto di prevenzione omeopatica. Abbiamo visto, di solito dal medico omeopata si va come ultima spiaggia, quindi con un carico di pesantezze varie e di sintomi cronicizzati di un certo tipo. Quindi lì sbrogliare la metastasi è complesso, ok? Quindi ci vuole del tempo per arrivare a trovare il farmaco della persona. Quando si fa invece omeopatia classica, la persona sana, è molto più facile trovare il similimum, trovare il suo farmaco, e di conseguenza è un approccio che si riduce ad un tempo molto più breve. Ma tu fai un colloquio? Un colloquio. Sono le prove, delle prove da fare. Beh, io uso anche l'iridologia, che è una tecnica che aiuta ulteriormente a trovare farmaco della persona. Però sostanzialmente è un colloquio, uno o due colloqui, cioè il tempo di definire un po' quali sono le caratteristiche della persona e ridurre il numero di farmaci a quelli che sono più indicati a te. Una volta saputo questo, si può usare proprio questa cosa come prevenzione. Abbiamo completamente perso l'idea di prevenzione, perché noi lavoriamo esclusivamente e il Sistema Sanitario Nazionale paga per la cura, non c'è più la prevenzione. Anche perché quello che noi chiamiamo prevenzione in realtà si chiama predizione, se guardiamo bene, perché predizione, perché i test che facciamo, mammografici, screening, eccetera, eccetera, sono test che io faccio, vedo che non ho niente, quindi prevedo che per un po' di tempo starò bene. Poi dopo un po' vado lì, di nuovo, faccio di nuovo il test e prevedo che per un po' sto bene. Se invece va male, sono riuscito a capire che va male. Ma non è che mi vengano date delle indicazioni di vita, di stile di vita o di qualcosa per prevenire effettivamente la patologia. Sto solo aspettando che un giorno mi dicano che c'è o non c'è la patologia. Mi spiego? In questo senso non è prevenzione questa. È come aspettare che mi arrivi la notizia che ho il tumore, la patologia o il dato, il marker che non va bene, piuttosto che vada bene. Cioè, non è prevenzione questa. È un'attesa. Okay? È un'attesa di caderci dentro anch'io, no? Quindi da questo punto di vista, insomma, bisogna un po' rivedere anche i termini in questo senso, perché c'è un grande dibattito sul fatto che questi screening di massa stiano dando un sacco di falsi positivi. Quindi un sacco di persone si ritrovano ad avere un dato positivo, a passare attraverso una sfilza di esami anche invasivi e trovarsi poi alla fine che non era vero, no? Per cui più aumentano, chiaramente, no? Poi arriva uno shock, un trauma tale per cui poi chissà che cosa succede dopo, no? Veramente si entra in un tunnel abbastanza delicato. Siamo al numero 9, penultimo. In allopatia non si può parlare mai di guarigione. Questo proprio per definizione, perché noi comunque siamo dentro un sistema che è legato alle multinazionali farmaceutiche che necessitano di avere per il loro mercato persone che sono ammalate, per forza, per forza. Quindi troveranno continuamente sempre modi per, no? Adesso per esempio l'Eldorado delle multinazionali farmaceutiche sono i vaccini, che sono alla fine dei farmaci che vengono somministrati, farmaci degli effetti, a persone sane in prevenzione delle patologie. Okay? Quindi questa cosa qui è veramente l'Eldorado delle multinazionali.
Teniamo presente che l'idea è quella di Grattini, ultimamente parlava, l'ideale sarebbe che le persone cominciassero a prendere farmaci prima di ammalarsi, ok? Naturalmente tenete presente gli effetti collaterali, quindi io posso, devo prendere qualche cosa. L'estrema è stata l'Angelina Jolie, che per un esame che ha fatto genetico si è trovata con un gene alterato che predispone al cancro al seno e si è tolta il seno così, preventivamente. No? E qui siamo a livelli ormai di follia pura. È impossibile la guarigione proprio perché ogni volta che io prendo un farmaco ho anche l'effetto collaterale del farmaco, quindi mi trovo in questo dibattito tra una cosa positiva e una cosa negativa contemporaneamente. In omeopatia si punta sulla guarigione attraverso il cambiamento del modo di sentire e di agire, cioè lo scopo dell'omeopata è quello di portare la persona alla guarigione, cioè a lasciare andare farmaci e cose, cioè a tornare all'idea che noi abbiamo meccanismi di autoguarigione potentissimi, abbiamo capacità di rigenerazione potentissime, basta solo sollecitarle, basta solo andare in loro favore, quindi scoprire quali sono le linee che il nostro corpo segue per guarire e favorirle sostanzialmente. Come la nostra frattura segue una linea di guarigione, un programma di autoguarigione ben preciso, così nel momento in cui abbiamo un ascesso, seguire le linee di autoguarigione dell'ascesso ci aiuta a portare fuori la situazione, senza effetti collaterali e una guarigione quindi completa. Il problema della specializzazione è che a volte noi ci troviamo di fronte a sintomi che vengono soppressi invece, quindi non so, un eczema viene curato col cortigione, viene soppresso, a noi sembra che sia guarito e qualche tempo dopo ci viene un asma. Naturalmente l'eczema l'ha visto il dermatologo, l'asma lo vede lo pneumologo, due specialisti completamente differenti, sono due malattie diverse secondo la medicina clinica. Poi io che cosa faccio? Curo l'asma con il cortisone, naturalmente, perché è il farmaco panacea, sopprimo di nuovo il sintomo e dopo qualche anno mi viene la colite ulcerosa, per dire, no? Allora, dal punto di vista, e chi mi vede? Il gastroenterologo, cioè un terzo specialista, che mi vede una malattia completamente nuova. Ok? Allora, a questo punto cosa è successo? Secondo la medicina clinica ho avuto tre malattie diverse. Secondo la medicina cinese mi sono trovato ad avere un problema alla pelle superficiale. La pelle è l'organo sensoriale del circuito funzionale polmone grosso intestino. Che cosa è successo? Io ho soppresso il sintomo della pelle, che è scomparso, questo qui è andato ad approfondirsi ed è andato dentro nel mio corpo e quindi ha raggiunto i polmoni, cioè quello che è collegato relazionalmente, ho soppresso ulteriormente i polmoni, è andato ancora più in profondità e è andato nell'intestino. Quindi è stata la stessa patologia che ho semplicemente spostato nel posto diverso dentro il mio corpo, ok? Questa per me è molto chiara nella storia clinica delle persone, vedere proprio le diverse soppressioni che sono state fatte e seguire quindi le linee di riflesso e di contatto e di contagio dei vari organi, in questo senso qui. E qui vi voglio proporre, proprio per concludere questa legge di guarigione, questa qui è la legge di guarigione di Haring. Haring era un medico allopatico che è stato mandato a ricercare i punti deboli dell'omeopatia. Allora lui è entrato a studiare l'omeopatia per debellarla, per distruggerla, gli è piaciuta così tanto che è diventato uno dei grossi omeopati della storia dell'omeopatia. E la legge di guarigione, che guida l'iter che deve seguire la malattia per assicurare che il paziente stia guarendo, dice questa cosa qui: la malattia guarisce dall'alto al basso, quindi se io ho mal di testa e poi ho mal al ginocchio, andiamo bene. Se ho mal al ginocchio e poi mi viene mal di testa, non andiamo bene, ok? Quindi devo guarire dall'alto al basso. Dal centro alla periferia, cioè dalla mente al corpo o dagli organi più importanti a quelli meno importanti. Cioè se io ho la colite ulcerosa, mi viene di nuovo l'asma e poi mi viene di nuovo l'eczema, andiamo bene, perché sto facendo il percorso a ritroso e quindi sto andando da dentro a fuori, ok? Se invece succede il contrario, cioè dall'eczema mi viene la polmonite, per dire, allora no, non sta andando bene perché sta andando dentro. E l'ultima cosa, i sintomi devono scomparire in modo cronologico, nell'ordine inverso a quello su cui sono comparsi. Ok? Ecco, con questi tre aspetti noi abbiamo un'idea che la nostra guarigione va a buon fine. Quindi seguendo questo criterio sappiamo che stiamo guarendo. Ultimo punto. Allora,
Giusto per i detrattori, l'omeopatia tratta efficacemente animali e piante, che sono notoriamente molto sensibili all'effetto placebo. Tutti noi sappiamo che le piante e gli animali sono sensibili all'effetto placebo. Allevamenti in Italia, anche di grandi animali, sono trattati omeopaticamente con ottimi risultati. Abbiamo ormai ricerche interessantissime sull'uso degli anticritogamici omeopatici, quindi l'omeoterapia applicata all'agricoltura e alla lotta contro proprio i parassiti, i fitoparassiti. In Pakistan ci sono delle ricerche eccezionali, e in Piemonte Nastati ha fatto delle ricerche sull'uso dell'antroposofia e dell'omeopatia insieme, quindi c'è un'omeoterapia anche usando l'antroposofia, con dei risultati eccezionali da questo punto di vista. Quindi c'è un filone, insomma, di ricerca dell'utilizzo dell'omeopatia nelle piante e negli animali molto interessante. Concludo con un paio di cose. Allora, quello che per me è un po' un piccolo manifesto conclusivo per quello che significa ed è importante ricordare nell'ambito del promuovere l'omeopatia. Noi dobbiamo avere il diritto di libertà terapeutica, quindi di scegliere la terapia che vogliamo, secondo l'articolo 32 della Costituzione. Dobbiamo avere il diritto di curarsi in modo naturale, il diritto di non subire gli effetti secondari di farmaci chimici, quindi chiedere alle industrie farmaceutiche che limitino gli effetti collaterali, il diritto di essere considerati soggetti e non oggetti nella malattia, e il diritto di guarire e non di sopprimere i sintomi. Ok? Quindi questi sono, secondo me, gli aspetti importanti di un manifesto che possa essere d'aiuto per andare a interagire con la malattia, la salute, la guarigione e tutti questi capitoli che riguardano la sanità. Ok, io ho finito. Naturalmente vi ringrazio per l'attenzione. Un applauso. È stato fantastico. Veramente, cioè, devo dire che ero già molto tentato, no? Perché ti avevo già fatto domande anche l'anno scorso, però sai, l'omeopatia è abbastanza in questi ultimi periodi, quest'ultimo anno, no? È stata attaccata di brutto e quindi ti mette un po' di dubbi, no? Perché se tu non capisci, adesso io stasera tu hai fatto un'azione, no? Che per esempio io parlo per me stesso. È stato talmente chiaro e talmente fluido che un po' anche ovviamente quello che ho studiato, quello che ho vissuto, no? E quindi le esperienze, probabilmente poi tutto si ricollega, no? Tutte le... che mi ha veramente aperto gli occhi e hai acquisito un paziente, un grosso paziente, però non sono molto... Paziente non facile, però... Un paziente non facile. Siamo abituati. Anzi, è meglio che mi dai anche già un appuntamento. per il volo. No, perché sinceramente ho bisogno di sottopormi a un indirizzo, e quindi stavo cercando la persona giusta, la tecnica giusta, e capito anche che potesse entrare nella mia sfera. Certo, il personale. Ti ringrazio perché veramente è stato...